C'è andato al di là del fatto sportivo nel paese dell'apartheid, lo scontro tra un nero e un bianco sudafricano suscita motivi politico-sociali di vasta portata. John Tate ha quindi ereditato il titolo di Clay, ma non è certo paragonabile al grande Ali. Ha una buona tecnica, un buon destro, ma la sua box è prevedibile. Inoltre è vulnerabile in difesa. Ha vinto nettamente, ma all'atto pratico il sudafricano Kotsi si è rivelato ben poca cosa, specie negli ultimi round, quando ha dovuto subire incessantemente l'iniziativa dell'avversario. Cominciamo con il derby della Madonnina, quello tra Inter e Milan. Vince l'Inter meritatamente per 2-0, ma la differenza non è solo nei due gol. Di fronte ad uno stadio esaurito, l'Inter ha confermato l'ottima impressione della partita col Borussia. È squadra che gioca, attacca, difende con disinvoltura anche sul terreno terribile di oggi. A schemi e inventiva. Il Milan, con elementi di classe e di peso, come Bigone e Morini, fuori squadra, va premiato per la volontà e l'agonismo. Oggi però occorreva qualcosa di più. I campioni d'Italia avrebbero potuto andare in vantaggio con Collovati dopo pochi minuti, deviazione di testa e grande intervento di Bordon. Ma lo stato di grazia dell'Inter è apparso insuperabile. I nerazzurri sono andati in vantaggio al quarto d'ora con gol al volo di Beccalossi su centro di Pasinato. Beccalossi ricorda così il primo atto di una vicenda che l'Inter cercava da 5 anni di mettere a profitto. Beh, direi che c'è stato il cross di Pasinato e ho visto la palla che lui sono andato deciso sulla palla per colpirlo al volo di piatto e penso che sia riuscito molto bene perché ha fatto gol, dunque... Il Milan ha cercato subito la replica, costretto all'affanno dalla giornata non buona di alcuni elementi. La mancanza di una manovra corale ha favorito le iniziative personali. Questo tentativo è di Romano con palla deviata in angolo. Ripresa con l'Inter ancora in evidenza e decisa a risolvere la partita. Oriali riceve da Baresi e impegna Albertosi in un intervento difficile. Il Milan, sbilanciato in avanti, apre ampi spazi in difesa, lancio di Altobelli per Muraro e azione fallita di poco con tiro a fil di palo. Poi l'episodio variamente commentato dal pubblico, ma risolto in famiglia dai protagonisti. Scatto di Baresi a ricevere da Beccalossi, Collovati e il fratello rossonero sono sull'interista insieme, non c'è però volontà di fallo. La migliore occasione per il Milan, oltre la mezz'ora, con Minoia entrato al posto di Bet. Minoia scambia con Novellino e poi Chiodi, arriva a contatto con Bordon, ma sulla palla interviene Baresi e allontana. È la svolta mancata di una partita che sta per chiudersi nel segno dell'Inter. Muraro scatta e costringe Albertosi all'uscita per fermare il tiro. L'ala riprende il pallone e prosegue con un centro che trova Beccalossi solo a 2 passi dalla rete. 2-0, fin troppo facile, secondo le parole di Beccalossi. C'è stata un'ottima azione di Muraro. E ho seguito l'azione e mi sono trovato proprio la palla di piatto che era di una facilità, c'era solo da metterla dentro. Se continua così, l'Inter è già in odore di scudetto. E veniamo al campionato di pallacanestro, una grossa sorpresa, la sconfitta a Torino della Sinudine da parte della Grimaldi per 90-86. La violenza che campeggia su un grande drappo interpreta il proposito dei più. Torni sulle gradinate la passione autenticamente sportiva. Torni una partita di calcio ad essere spettacolo, non occasione di esasperati contrasti. Non accada di dover deporre sul posto di uno spettatore l'omaggio pietoso riservato a chi muore. Oggi qui a Roma, e come vi mostreremo negli altri stadi, è andata così. Alle riflessioni stimolate negli appassionati del tragico fatto di domenica scorsa,
si sono aggiunti i provvedimenti presi per impedire che un pomeriggio di sport si muti in tragedia. All'esterno dello stadio, carabinieri e agenti in numero quasi doppio del consueto si sono assicurati che non entrassero nel recinto oggetti e strumenti proibiti. Una precauzione diventata purtroppo indispensabile, ma che oggi si è rivelata, si può dire, superflua. All'interno, sulle gradinate, ancora uomini delle forze dell'ordine a stretto contatto con i tifosi per un sollecito intervento se necessario, ma necessario non è stato. Prima del fischio di inizio nel parterre dello stadio, giovani laziali e juventini si sono scambiati degli ardetti e fiori. All'Olimpico si è giocata una partita di calcio come accadeva un tempo, come dovrebbe essere sempre. Giornata nera per gli sportivi torinesi. La Juventus sconfitta clamorosamente a Milano, il Torino sconfitto in casa dal Milan. Eccovi la schedina Totocalcio e i risultati della Serie A. Ascoli-Fiorentina 1-0, Bologna-Catanzaro 4-1, Cagliari-Avellino 1-1, Inter-Juventus 4-0, Lazio-Pescara 2-0, Napoli-Udinese 1-0, Perugia-Roma 3-1, a Torino Milan-Torino 1-0. Pisa-Monza 3-0, Taranto-Sampdoria 0-0, Verona-Lanerossi-Vicenza 0-0, Anconitana-Cavese 2-0, Bolzano-Trento 1-1. Nuovo record nel montepremi del Totocalcio, lire 5.393.244.000. Stenta a trovare il passo giusto. Superiorità della Juve, ma nessun grosso pericolo per Bordon nella prima fase. Vediamo un assolo di Causio concluso con tiro a lato. I torinesi mancano di Cabrini e Bettega, due assenze che risulteranno alla fine piuttosto pesanti. Al 20° occasione per i bianconeri, va via Marocchino in contropiede ma non si decide a servire Fanna smarcato. Poco oltre Tardelli serve di testa Fanna che tira bene ma con mira centrale. Causio tenta lo schema Nickel, tedesco del Borussia, con tiro da fuori. Bordon è più attento però di mercoledì sera. L'iniziativa della Juve dura mezz'ora, termina praticamente con questa azione conclusa da Verza dopo scivolata di Bini. Bordon è sulla palla. A questo punto l'Inter comincia la sua reazione, il più agile è Altobelli, duramente contrastato da Brio. Altobelli si avvia a diventare il protagonista della partita con i tre gol della ripresa. Due occasioni per i nerazzurri, Muraro non arriva a sfruttare un centro di Bini. Da un cross di Pasinato dopo l'intervento della difesa palla a Oriali che rimette in mezzo all'area. Altobelli si alza a deviare di testa con traiettoria che supera appena la traversa. Si chiude con la Juve in avanti un mezzo pasticcio su centro di Verza che Bordon tocca male. Rimedia Muzzini scaraventando lontano un pallone pericoloso. All'inizio della ripresa, in appena due minuti, la partita cambia completamente. Altobelli ricorda così l'episodio del rigore che ha sbloccato il risultato. Scirea pare non abbia colpo. Ho dribblato Brio, è venuto incontro Scirea che mi ha toccato e sono andato giù il rigore. Altobelli batte dal dischetto e segna. Sentiamo la sua descrizione. Lo volevo tirare sulla destra, ma ho visto Zoff che si è spostato, allora l'ho messo dall'altra parte. Zoff è visibilmente contrariato, il portiere della nazionale non sa ancora però come gli andrà a finire. L'azione che ha portato al 2-0 è stata contestata in modo deciso per un'alzata di bandierina del segnaline a indicare un fuorigioco di Altobelli. Segna lo stesso centravanti che ricorda così l'episodio. C'è stato un passaggio indietro di Tardelli, io ero nascosto in mezzo a due o tre avversari, quindi non ha visto. Ho tirato subito il volo, Zoff è stato bravo, l'ha respinta, cioè, però è tornato ancora a me e col sinistro l'ho messo di nuovo dentro. I fatti sono stati valutati in modo differente da Trapattoni, che si lascia andare ad una reazione abbastanza insolita per lui. Per
Per la Juve la partita finisce praticamente qui. Non c'è più lotta in campo. Per l'Inter è festa grande. Muraro segna il gol del 3-0 su passaggio di Altobelli, che Brio marca con molta discrezione. Rivediamo l'azione condotta da Muraro, Caso e Altobelli. Al 33esimo, lancio di Oriali per Altobelli e Zoff è battuto. Altobelli ricorda il suo terzo gol. È stato bravo Oriali, che mi ha visto che ero da solo al limite dell'area, l'ho stoppato di petto, si è allungato un po', Zoff veniva contro, mi sono buttato e ho messa dentro. Dietro il gruppo degli interisti in festa arriva Tardelli, solo e desolato, all'espressione di un cavaliere errante. Vediamo la telefoto riguardante l'incontro Torino-Milan e riguardante il gol che ha permesso al Milan di vincere al Comunale. Il Milan ha vinto a 2 minuti dal termine grazie a un gol messo a segno da Novellino. Ecco l'azione, vedete Novellino, l'azione era partita dalla sinistra, Chiodi aveva scartato Volpati, aveva crossato di testa un difensore del Torino, aveva respinto la palla, ma proprio sui piedi di Novellino, che aveva potuto mettere in rete battendo Terraneo. L'arbitro era Menegali di Roma, angoli 7-2 per il Torino, 40.000 spettatori. E dovrà incontrare domani il vincitore dell'altra semifinale, Gottfried Ginmeier. E in questo torneo, come molti sapranno, Panatta doveva partecipare, ma non ha potuto giocare per un male a un muscolo dell'avambraccio. Intanto abbiamo anche un risultato del torneo di Hong Kong, Connors, altra finale americana. Connors ha battuto Pat Dupré per 7-5, 6-3, 6-1. A Stoccarda, in un torneo internazionale femminile, l'americana Tracy Austin ha battuto la naturalizzata americana Martina Navratilova per 6-2, 6-0. Ecco ancora John McEnroe, nostro prossimo avversario nella finalissima di Coppa Davis, che verrà giocata a San Francisco dal 14 al 16 dicembre prossimi. Avete visto la stupenda volée incrociata di McEnroe. È maggiore italiana che per la prima volta viene a giocare in questa regione. È un riconoscimento doveroso, direi, per una terra che ha 3 generazioni calcistiche, ha sfornato una serie ininterrotta di campioni. È una bella soddisfazione per Bearzotte, che porta qui la sua selezione con le consuete polemiche, ma direi che da noi le polemiche sono sempre necessarie. La formazione che è Zoff, Gentile, Maldera, Oriali, Collovati, Scirea, Causio, Tardelli, Rossi, Antonioni e Graziani. Bettega ha provato anche stamattina, ma non è stato possibile farlo scendere in campo per il noto infortunio. In panchina ci sono Bordon, che giocherà sicuramente il secondo tempo, e poi Bellugi, Benetti e Giordano. C'è un'alternanza di schiarite e di pioggia. Questa notte ha piovuto insistentemente su Udine, ma i teloni hanno conservato il campo in perfette condizioni. L'aria è piuttosto frizzante. Sulle Alpi, attorno allo stadio, che sarà pieno di 40.000 spettatori, sono coperte di neve. Di questo incontro. La squadra di Bearzotte, dopo un quarto d'ora di gioco frammentato, otteneva la prima rete con uno splendido gol di testa di Graziani. Questo avveniva dopo che l'Italia si era resa pericolosa in un paio di occasioni con Rossi. Rivediamo il gol di Graziani con le immagini rallentate. L'attaccante azzurro, schierato da Bearzotte al posto di Bettega, rimasto in tribuna perché infortunato, ha giocato una buona partita, dando anche un... Dopo una timida reazione della Svizzera, gli azzurri, sospinti da un buon centrocampo grazie anche al lavoro dei due terzini Maldera e Gentile, realizzavano il secondo gol con Tardelli, dopo che Causio impegnava con un tiro carico d'effetto il portiere elvetico Berbig. Anche qui rivedremo il gol al rallentatore. La partita di fatto finiva qui. Nel secondo tempo Bearzotte schierava Bordon tra i pali al posto del festeggiatissimo Zoff, mentre nel corso del gioco Giordano rilevava Causio e Bellugi entrava al posto di Scirea.
Nei secondi 45 minuti di gioco la partita è calata notevolmente di tono. La parte amichevole ha preso il sopravvento su quella agonistica, rovinando in parte la festa ai 35.000 friulani accorsi allo stadio. Ed ecco il gol di Tardelli. La Svizzera ancora una volta ha perso con l'Italia, rendendosi poche volte pericolosa, come in questo caso con Andrei che da fuori aria colpiva il palo. Milano accoglie il Napoli, squadra che rappresenta la città del sole per antonomasia, con un'atmosfera tipicamente lombarda, freddo cane e nebbia di quelle da tagliare col coltello. Poco prima delle 14.30 si dirada un po' il nebbione e Bergamo dà il fischio d'inizio. Milan, americanizzato con tanto di nomi sulle maglie, forse per risolvere la sua crisi di identità. Napoli con Guidetti in formazione e Agostinelli in tribuna. La partita dura 45 minuti o poco più senza gol. Quanto basta per intuire un Napoli abbastanza spigliato all'avvio e poi un Milan in crescendo, tanto per far vedere che Castellini è il giaguaro di sempre. Giacomini e Vinicio devono rimandare ad altra occasione la soluzione dei rispettivi problemi. Mentre le squadre sono negli spogliatoi per il riposo, ricala la nebbia. L'arbitro però ha la bella pensata di far riprendere ugualmente il gioco in condizioni inaccettabili. Si va avanti per qualche minuto, poi tutti a casa. Il secondo tempo è cominciato, così almeno ci garantiscono, e quindi i biglietti non vengono rimborsati. Un'indelicatezza, chiamiamola così, che il pubblico non si meritava. Che non sia facile domare il Cagliari di oggi, lo sapevano in tanti. Se ne è accorta anche la Juventus, che ha dovuto tirar fuori la miglior partita della stagione per assicurarsi i due punti. È finita 0-0 per i bianconeri, ma le occasioni da gol nell'arco della partita sono state tante, con ottimi interventi dei due portieri. Si è visto anche del bel gioco, azioni manovrate ad ampio respiro, spunti individuali, il ritorno alla forma più bella di uomini come Gentile, la riconferma dell'abilità di Causio, la continuità di Furino, 300 partite in Serie A, e di Cucureddu, che ne ha fatte 250 tutte nella Juve, la forza anche morale di Scirea, che sta giocando con una caviglia gonfia a mo' di melone, l'impegno di Bettega, abile fisicamente solo al 70%. Un elogio aperto tocca all'intero Cagliari, squadra che sfoggia un collettivo perfetto, con ragazzi impegnati a tutto campo ed un portiere tra i migliori oggi in Serie A. La cronaca del match si apre appunto con questo intervento di Corti, che mette in corner un secco destro di Causio. Poi, su incertezza difensiva del Cagliari, Bettega indugia un attimo di troppo e Corti gli ribatte il tiro. Al 33esimo Bettega manca la deviazione su cross teso di Tardelli, mentre al 43esimo è ancora bravo Corti, chiudendo coraggiosamente sullo spunto deciso di Tardelli. Buono il primo tempo, con gli spettatori sempre molto attenti, ma decisamente più viva la ripresa, che si apre con questo gran tiro di Berza su passaggio di Gentile ribattuto da Corti. Il portiere cagliaritano salva ancora la sua rete un minuto dopo, deviando di piede su conclusione ravvicinata di Tardelli. Ecco l'aggancio di Tardelli, si gira e il tiro. E pochi secondi appresso riesce nuovamente Corti a ribattere un secco sinistro di Gentile sul passaggio di Brio. Al sesto minuto esce Tardelli per un leggero stiramento ed entra al suo posto Fanna con il numero 14. Settimo minuto, lancio di Furino per Marocchino che entra in area e tira, bravissimo Corti, mette in angolo. Al 18esimo Zoppo, tiro pericoloso di Roffi, ribatte di piede come un perfetto stopper. E poco dopo il portiere juventino esce con tempestività su Osellano. 29esimo, punizione di Furino, testa di Bettega e gol al volo di Causio, imprendibile. Le ultime battute della gara vedono una serie di attacchi cagliaritani. Il più pericoloso lo porta Selvaggi, che al 43esimo scaglia a rete un violento destro. Zoff salva. La televisione si è collegata in diretta con San Francisco, l'Italia è stata battuta dagli Stati Uniti in Coppa Davis. Questa notte per noi
che viviamo in Italia, questa notte ci sarà l'ultima giornata dedicata ai due ultimi singolari. Vedremo Zugarelli giocare contro McEnroe e poi Panatta dovrebbe giocare contro Gerulaitis. Finito il doppio, abbiamo perso anche quello, però facendo una grossa figura e rischiando a un certo momento forse di fare il punto della bandiera. Però la faccia di Bertolucci vi dice che assolutamente non abbiamo accettato come sono andate le cose, e perché probabilmente avete sperato per un momento di farlo. Invece anche se non perso 7-0 era chiuso in 2-3 punti, se noi alla fine sono 7 a un certo punto era più una battaglia di nervi che non una partita di tennis. Se riusciamo ad andare a un set pari, rientriamo in corsa, e visto che dall'altra parte praticamente era Lazio che stava giocando da solo, nel momento in cui aveva un piccolo calo ne potevamo approfittare. Purtroppo è successo quello che è successo, 2-7-0, il match ovviamente è finito, Adriano purtroppo è andato via un po' di concentrazione, e dare 2 set di vantaggio a una coppia del genere è praticamente impossibile. Ecco, tu oggi hai giocato a livelli altissimi, mentre il fatto che Adriano non ha ripetuto quello che ha fatto ieri sera contro McEnroe, mi diceva Barattuti, è sovente impossibile riuscire a tenere la stessa serenità dopo tanta concentrazione contro il più forte o quasi il più forte giocatore del mondo come McEnroe. Sì, certo, d'altronde giocare due impegni, lui diceva praticamente fino a 10, 10 e mezza, ha avuto, non so, 14-15 ore di recupero per poi entrare in campo, anche come concentrazione è difficile riavere quella del giorno precedente. Comunque penso che Adriano forse poteva servire un pochino meglio, ma per il resto penso che abbia giocato piuttosto bene. Sono fortissimi, direi che se non sono la seconda sono la terza coppia del mondo, hanno vinto tutto di conseguenza, e non si può mettere in discussione una coppia di questo valore.